Live from the fabulous Las Vegas, World Series of Poker by PokerFactor.tv. Amici di Poker Factor, buongiorno da Las Vegas. Siamo all'interno dell'Hotel Venetian e oggi c'è l'evento che molti di noi aspettavano. Paolo Gobetti aveva dichiarato durante la finalissima dei Magnifici 8 che se fosse arrivato al tavolo finale e se fosse diventato uno dei Magnifici 8 si sarebbe sposato anche a Las Vegas. E così è stato. Oggi è il 5 luglio ed è il giorno in cui Paolo Gobetti sposerà Agnese Simonelli. Andiamo a vederli, si sposeranno in un modo tutto particolare su una gondola nel canal grande che è stato riprodotto all'interno dell'Hotel Venetian qui a Las Vegas. Prima coppia di sposi dei Magnifici 8, si sono sposati qua a Las Vegas, all'Hotel Venetian, l'hanno fatto in gondola. Eccolo, il signor Gobetti e la signora Gobetti col certificato di nozze, Marriage Certificate. Signora Gobetti, per l'amore, sei emozionata? Un filino. Paolo, allora. Eccolo qua, va. Io mi ricordo quel giorno che hai detto, se arrivo al tavolo finale... Se divento uno dei Magnifici 8, se arrivo a Las Vegas, mi sposo a Las Vegas. E l'hai fatto. E l'ho fatto, ho mantenuto la parola. Non ci credeva neanche mia moglie. Ma tu ci credevi quando te l'ha detto in diretta streaming durante la finalissima? Lo conosco, quindi sì. Ragazzi, congratulazioni da parte di tutto lo staff di Poker Club, di tutti i Magnifici 8 e anche di alcuni telespettatori che ci stanno seguendo da casa, che ormai si erano appassionati alla vostra vicenda di quando vi sareste sposati. Esatto, voglio solo aggiungere una cosa, questa sera non gioco a poker. Eccoli, sono loro gli invitati alle nozze, troviamo Domenico Tresa, presidente Italia Rounders. L'aveva anche annunciato lui che si sarebbe sposato Paolo Gobetti e l'ha fatto. Domenico, un evento unico questo che va a celebrare tutta la spedizione. È un evento unico e francamente non so se Paolo, quando inizialmente ha promesso di sposarsi, l'ha fatto perché sapeva già di vincere. Comunque sia, mi sa che in questo colpo la nice hand l'ha fatta lui. Giangi, siamo conosciuti raccontandogli questa cosa del matrimonio, guarda come passa il tempo, cosa è successo, qualificazione eccetera, e ci troviamo a Las Vegas, fantastico. La vita a volte gira tutto giusto, tranne il poker oggi pomeriggio. Ma vabbè. Senti, ma a me ha stupito molto, hai detto delle cose, le hai fatte tutte, hai raggiunto il matrimonio che è forse l'obiettivo più bello che avevi qui a Las Vegas. È vero, dai. È vero, l'esperienza è stata bella, però non voglio essere non voglio essere troppo serio. Agnese, a te, eccolo qua. Cosa mi porto a casa da Las Vegas? Una grandissima esperienza e mia moglie. Una moglie. La signora. La signora. Mi porto a casa la signora. Domani a che ora partite per il Grand Canyon? Domattina alle 10. Alle 10 si parte per il Grand Canyon, ci facciamo un mini viaggio di nozze nel viaggio di nozze. Abbiamo preso questa decapotabile, una Mustang, e via. Amici di Poker Factor, siamo all'evento finale, si è appena sposato Paolo Gobetti, noi siamo con tutti i Magnifici 8, volete fare un applauso a Paolo? Facciamolo subito! Volevo chiudere con una battuta da parte di tutti i Magnifici 8, questa esperienza. È la ciliegina sulla torta al matrimonio di Paolo. Giuseppe, concludiamo in bellezza. Il tutorale Pastura. Mi sono divertito molto. Lo sposo Paolo Gobetti. Check. La sposa sta pensando già di divorziare. All in, chiaramente. Domenico Tresa, Italia Round. Ok, I can't fold. Vai. Auguri a Paolo, condoglianze alla sposa. Ecco, Marongiu, uno dei protagonisti dei Magnifici 8. Auguri agli sposi. Non si sa se per il vino, per le sigarette o per cosa. Alberto, cosa facciamo? A parte l'olin della sposa che mi piace molto, ma volevo dire che Las Vegas la fanghina è fighissima. Mattia Biancolino, il vincitore della finalissima. Tutto fantastico.
Cesare Antonini, portavoce, vieni qua anche tu, vieni qua, vieni qua. Cesarone, una battuta da professionista di informazione su questo gruppo che hai accompagnato come portavoce. Deve avere frequentato i locali di Las Vegas, Cesare Antonini. Guarda che lui ha fatto ma lui è un birichele, perché la notte sa cosa fa lui, no? Io vorrei due consigli da tua moglie sul matrimonio. Ok, quindi ti direi, chiudiamo la situazione e poi facciamo questa cosa. Io voglio ringraziare Poker Club by Lottomatica per la spedizione dei Magnifici 8 qui a Las Vegas. Hanno debuttato tutti, si è creato un gruppo bellissimo e noi diamo l'appuntamento al prossimo evento con i Magnifici 8 di Poker Club by Lottomatica. Era Ale Pastura, lo vedete? Si sta dando la corsa, sta cambiando attività, eccolo lì. Un saluto a tutti, un applauso agli sposi. Prima di partire per un'altra città, ancora siamo lucidi, ancora no? Io volevo salutare la mamma seriamente, ok? Posso? Vai, fai un discorso alla mamma. Mamma, no, ancora sono molto molto serio e sobrio, volevo salutarti, tra poco torniamo a Pesaro. That's all for today from Las Vegas on PokerFactor.tv.